Oggi, con l'avvio dell'anno scolastico, abbiamo voluto inaugurare questa nuova scuola, nuova perché gli interventi fatti hanno migliorato notevolmente, rendendola una struttura scolastica, devo dire, all'avanguardia e in piena condizione per poter accogliere degli studenti che in questo contesto potranno svolgere il ruolo, la loro azione di apprendimento in modo decisamente migliore. Con questa inaugurazione vogliamo sottolineare la volontà dell'amministrazione, una volontà che ha sempre messo in primo piano la scuola, ha sempre messo in primo piano la sicurezza degli studenti. Negli anni, fin dall'inizio, abbiamo più volte detto la mancanza di risorse economiche, ma con le poche risorse economiche a disposizione non ci siamo mai dimenticati della scuola, anzi sono sempre state le scuole il nostro punto di riferimento dove fare questi investimenti, e da lì c'è stata tutta una serie di interventi fatti che vede adesso l'inaugurazione di questa struttura della Gozzano. Io mi ricordo i primi mesi appena insediata di aver fatto un sopralluogo in questa scuola, era una situazione disastrosa con difficoltà proprio statiche, con difficoltà nei serramenti, per cui è stato necessario un intervento importante, trovare i fondi e tutto l'impegno anche da parte degli uffici per realizzare questa bellissima opera. Non solo abbiamo rispettato quelli che sono i parametri della sicurezza, ma c'è stata un'azione di efficientamento energetico e un aspetto che non è secondario: rendere la scuola bella, accogliente, con un gioco di colori adeguati che facilitano e rendono più accogliente nei confronti degli studenti e degli insegnanti per poter svolgere l'attività educativa che è d'obbligo e che è importante che avvenga presso questa struttura. Siamo molto soddisfatti e siamo già impegnati per una ulteriore attività. Abbiamo già un finanziamento ottenuto col protocollo di Kyoto e nei prossimi mesi si comincerà con la scuola del Concordia, per cui continua questa attività di recupero e di ripristino delle strutture scolastiche.